Italia. Se vince dei posti ne vince molto più male. Pensavo tu Mufaretto, non sei? E si tempo no?
grazie per essere qui in questo incontro, questo momento di apertura dei festeggiamenti, e i complimenti al comitato per aver avuto questa brillante idea di anticipare l'apertura della festa al venerdì sera, perché solitamente il sabato mattina per ovvi motivi era poco partecipata come manifestazione. Saluto Don Totò, il parroco della chiesa matrice, il presidente del comitato, il vicepresidente del comitato feste, tutti i componenti, le associazioni, le confraternite, tutti i volontari presenti, saluto il presidente del consiglio, gli assessori, i consiglieri, saluto tutti voi. Io credo che questo sia uno dei momenti belli della nostra comunità, ci ritroviamo per un momento felice, quello dei festeggiamenti in onore del nostro santo patrono, San Giovanni Elemosiniere. E in questi quattro giorni, credo siano quattro, vero Presidente Rocco? E quattro giorni di festeggiamenti vedremo i segni esteriori della festa. Don Totò ci aiuterà in questi giorni, ci accompagnerà in un cammino, in un percorso di fede per scoprire o riscoprire quelli che sono i motivi della festa interiore che ognuno di noi deve riconoscere e per questo deve gioire. San Giovanni è un campione di fede e di carità, al quale tutti noi dobbiamo guardare con assoluta attenzione per cercare di adeguarci quanto più possibile, di adeguare la nostra vita. E a proposito di questo, io devo ancora una volta ringraziare tutti i volontari del comitato che con tanta dedizione, tanto entusiasmo si prodigano continuamente per un intero anno per organizzare questa festa. Molto probabilmente, come si sente. Sì. Prova. Sì, allora molto probabilmente, dicevo, come accade a noi amministratori, al sindaco, molto spesso ci viene rivolta la domanda per quale motivo lo fate, chi ve lo fa fare, la stessa cosa potrebbero, sicuramente ve lo dicono, la sentite rivolgere come domanda, chi ve lo fa fare, semplicemente per un sentimento di gratitudine, un sentimento di altruismo, l'attaccamento alla propria comunità, la grande volontà che abbiamo tutti noi di far emergere le cose belle della nostra comunità cittadina. Quindi io come tutti gli anni rivolgo un caloroso augurio a tutti i miei concittadini, a tutti voi per questi giorni di festa, affinché possiamo usufruire di questo tempo e dei festeggiamenti che ci è concesso per viverli in serenità, in famiglia, ma anche nella comunità, nelle piazze, nei luoghi che siamo chiamati a frequentare. Un augurio particolare a tutti i Giovanni, le Giovanni, i Gianni, le Gianne della nostra comunità cittadina, che in questi giorni festeggiano il loro onomastico. Quindi adesso non ci rimane che proseguire la festa. È stata aperta ufficialmente, la stiamo ufficialmente aprendo questa sera, quindi non ci rimane che viverla questa festa, e l'augurio appunto che possa essere vissuta in totale serenità, mettendo da parte tutti quelli che possono essere i motivi che ci dividono e guardando solo ed esclusivamente ai motivi che ci uniscono, che davvero sono tanti, e se siamo così bravi da guardare solamente a quelli, riusciremo a fare della nostra comunità una comunità ancora più bella rispetto a quella che è. Quindi auguri a tutti quanti. Thank you.
destra, tu a sinistra. Thank you.
Buonasera a tutti, benvenuti a tutti coloro che ci seguono da Salento Television. Siamo in diretta da Casarano per i festeggiamenti in onore del protettore San Giovanni Elemosiniere. In questo momento la processione sta percorrendo le strade della cittadina. Intanto vediamo appunto delle immagini che ricordano il santo protettore della città. Come per ricordare insomma il legame della città con il santo protettore, un santo orientale che è vissuto quindi a Cipro ed era vescovo patriarca di Alessandria d'Egitto. Le immagini che vediamo adesso appunto ci ricordano quanto è forte la devozione della città verso San Giovanni, e la statua è il principale altare dedicato al protettore. Presenta una statua in pietra leccese, quindi un tipico materiale del Salento, riccamente decorata, riccamente dipinta, che risale al XVIII secolo. È appunto la statua principale che raffigura il santo protettore con i principali attributi iconografici, mentre fa l'elemosina ad una bambina inginocchiata ai suoi piedi. E ovviamente questa non è la statua principale della processione, poiché appunto per le strade del paese una statua in legno dipinto percorre le strade, ed è appunto la statua principalmente conosciuta da tutti i casaranesi, a cui principalmente si rivolge la devozione e la preghiera della città. Il legame appunto con il santo protettore è molto molto antico, tanto che nel corso dei secoli sappiamo che a lui sono state dedicate le principali istituzioni cittadine: l'antico ospedale, quindi nel XVIII secolo, o ancora quindi una colonna votiva, quindi eretta al centro della piazza del paese. La sua immagine è anche presente sulla facciata principale della chiesa matrice, esattamente sopra il portale maggiore.
La piazza dove appunto si affaccia la chiesa è stata in anni molto molto recenti dedicata appunto a San Giovanni ed ha sostituito quindi la vecchia denominazione di Piazza del Mercato, successivamente Piazza Diaz e adesso appunto piazza dedicata a San Giovanni e le Mosiniere, Piazza San Giovanni e le Mosiniere. Appunto di fronte sappiamo che esiste una colonna dedicata al santo nel 1850 in seguito a uno degli eventi miracolosi per cui il santo è stato ricordato, quindi ringraziato dai cittadini, dai casaranesi. Il miracolo quindi a cui ci riferiamo è quello del 1842, quando per tanto tempo le piogge avevano distrutto il raccolto, avevano buttato a terra l'economia del centro abitato e si decise appunto di portare la statua in processione per chiedere l'aiuto del protettore. E questo effettivamente, grazie ad un evento miracoloso, riuscì quindi a fermare le piogge incessanti. Dopo quella data, quindi il 31 maggio del 1842, il santo è stato ancora di più ricordato e venerato dai casaranesi, tanto che qualche anno dopo, appunto nel 1850, venne eretta la colonna votiva al centro della piazza principale del paese. Successivamente molte altre sono le vicende che hanno legato la figura di San Giovanni e le Mosiniere alla città di Casarano. Tornando un po' più indietro nel tempo, sappiamo che un'antichissima fiera del bestiame venne dedicata, quindi venne posta sotto il patrocinio del santo già nel 1715 ed era la fiera del bestiame più antica del Basso Salento, che appunto venne voluta per la terza domenica di maggio, nel giorno proprio dei festeggiamenti in onore del santo protettore. Sappiamo inoltre che insieme a San Giovanni la compatrona, l'altra figura importante per la città è la Madonna della Campana. Anche in questo caso si tratta di un legame della città verso la Madonna, venerata con il titolo appunto di Madonna della Campana, molto molto antico. Risale quindi a un antico ritrovamento di un monolite dipinto, oggi conservato nella chiesetta posta sulla collina appunto intitolata alla Madonna della Campana. La statua della compatrona percorre le strade del paese insieme al protettore per la processione sta percorrendo le strade del paese questa sera, quindi per i festeggiamenti di maggio e anche per i festeggiamenti del 31 maggio, appunto in ricordo del miracolo del 1842. E San Giovanni allo stesso modo accompagna la statua della Vergine per le strade del paese durante i festeggiamenti in onore della Madonna che si svolgono nella domenica successiva alla Pasqua, la cosiddetta Domenica in Albis. Adesso continuiamo a seguire la processione che sta percorrendo ancora le strade del paese e ricordiamo appunto che questa è una processione molto molto antica. Si voluta proprio dai sacerdoti e dalla città di Casarano per ricordare appunto la festa del santo protettore, comunque i festeggiamenti o i momenti salienti di un periodo dell'anno molto importante, quindi sappiamo che appunto anticamente nel periodo di maggio, quindi nella fine di maggio, si poteva continuare quindi a scambiare prodotti della terra, quindi a portare avanti l'economia del paese e proprio per questo motivo si è scelto di festeggiare il protettore. Non è ovviamente l'unico momento dedicato al santo, poiché sappiamo che i festeggiamenti religiosi avvengono nel 23 gennaio, quindi il giorno di gennaio che è proprio dedicato al santo per ricordarne la morte. Infatti secondo le antiche geografie egli morì ad Amatonte il 23 gennaio del 554 d.C., quindi siamo nel VI secolo.
appunto viene ricordato anche il 23 gennaio, ma sappiamo che dal martirologio romano il giorno che la Chiesa dedica al Santo Protettore è l'11 novembre, il giorno appunto in cui si ricorda, però appunto a questa data diciamo i festeggiamenti sono stati sostituiti, insomma, i festeggiamenti dell'11 novembre sono stati sostituiti con quelli del 23 gennaio, appunto il giorno della morte del santo, e quelli, i festeggiamenti, più che altro festeggiamenti civili, della terza domenica di maggio. San Giovanni e le Mosiniere, le spoglie di San Giovanni e le Mosiniere sono conservate per diverse traversie nella chiesa di San Giovanni in Bragora a Venezia. Sappiamo appunto di tutti i casaranesi più grandi sicuramente ricordano il momento commovente in cui le reliquie del santo furono portate a Casarano, quindi nel 1974. Sappiamo che a Casarano anticamente fu dedicato a lui un monte di pietà che si occupava proprio del sostentamento degli orfani, delle vedove e di tutti i bisognosi. Così come dicevo prima, anche un antico ospedale, quindi tra il XVII e il XVIII secolo, venne appunto dedicato a San Giovanni le Mosiniere, poi smise di esistere perché cambiarono i tempi, insomma alla fine del XIX secolo. Ancora oggi appunto è ricordato come un santo importante per la comunità, e a lui ci si rivolge durante il maltempo, il brutto tempo, con i cosiddetti panitteri di San Giovanni. Sono dei piccoli pani biscottati che vengono tirati fuori durante il maltempo, proprio per chiedere la protezione al santo dalle intemperie. E ancora oggi è un rito molto sentito e curato dalla confraternita di San Giovanni e le Mosiniere, che nella festa religiosa del 23 gennaio prepara questi piccoli paninetti biscottati e li offre, vengono benedetti durante la messa e vengono offerti a tutti i cittadini, insomma, che vogliono prenderli come un segno più che altro di devozione verso il santo. Ovviamente non sono degli amuleti o degli strumenti magici, ma più che altro ricordano proprio la devozione verso il santo e verso appunto San Giovanni, che intercede per la città appunto davanti a Dio, davanti al Signore. Il santo patrono di Casarano, sappiamo che è anche il protettore del paese, quindi del Salento, Morciano di Leuca, a cui appunto viene dedicata una festa il 23 gennaio e un'altra festa civile durante l'estate. E il legame appunto di queste cittadine con il santo ci riporta proprio alla tradizione bizantina che ha caratterizzato il Salento dei primi anni del cristianesimo. E adesso appunto continuiamo a vedere le immagini della processione mentre ricordiamo quello che è successo ieri sera. Quest'anno innanzitutto è stato il primo anno in cui i festeggiamenti in onore del santo si sono aperti il venerdì sera e non il sabato mattina, come è avvenuto fino allo scorso anno. E appunto i festeggiamenti hanno previsto un piccolo corteo in cui il sindaco e l'amministrazione comunale hanno portato in segno di devozione una colonna d'alloro alla statua del santo posizionata sulla colonna votiva. E molto bello e suggestivo è stato anche l'accensione delle luminarie, quindi che hanno permesso appunto di aprire i festeggiamenti in onore del santo, le luminarie che sono state realizzate dalla ditta di Corigliano d'Otranto, la Mariano Light. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria,
Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Secoli dei secoli.
ci teniamo a salutare tutti i casaranesi che sono sparsi in Europa e nel mondo e che anche da lontano stanno seguendo con tanto amore i festeggiamenti per il proprio protettore. Da Salento Television è tutto, adesso andiamo a guardare le bellissime luminarie offerte dalla ditta Mariano Light di Corigliano d'Otranto. Buonasera a tutti.